Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un What I Eat in a Day Summer Edition. Vi presento un po' la mia giornata tipica per quanto riguarda il cibo. Allora, per la colazione io preparo un bel porridge. Come lo preparo? Con del latte che misuro, 100 ml di latte. Dopodiché lo metterò a riscaldare, e ci aggiungerò anche un po' di cannella, come vedrete. A me piace tantissimo quella cannella. Da notare che io lo preparo il giorno prima perché poi mi piace di più freddo. Per quanto riguarda l'avena, ci metto 30 grammi, appunto, che misuro sulla bilancia. E questo è il porridge, appunto, del giorno prima che ho tirato fuori dal frigo un po' di tempo prima. Lo sminuzzo un po' perché si è un po' compattato naturalmente nel frigo, però mi piace davvero tantissimo freddo. E dopodiché ci andrò ad aggiungere un po' di sciroppo d'acero, però potete aggiungerci quello che volete, in pratica cioccolato, miele, davvero di tutto, frutta. In questo caso mi andava appunto con lo sciroppo d'acero e una fettina di melone che è buonissima d'estate. E questo è il mio porridge con una tazzina di caffè, naturalmente per iniziare la giornata carichi. Per quanto riguarda la merenda di metà mattina, non faccio niente. In questo caso bevo davvero tantissima acqua accompagnata allo studio perché altrimenti muoio. Invece, per quanto riguarda il pranzo, preparo una specie di frisella. Andate a cercare su internet cos'è perché per la Puglia è famosissima, però io in questo caso la preparo in un altro modo. Metto un po' di pane praticamente tostato e sbriciolato, un po' in ammollo per pochissimi minuti, in modo tale che però non diventi tanto molle. Lo mescolo con un po' di pomodoro, tantissimo olio, origano, sale ovviamente. E tonno in questo caso, però anche qui potete aggiungerci quello che volete, olive, cipolle, ed è un piatto unico che è un piatto povero, sì, però è davvero, davvero, dà davvero tantissima energia e carica. Per la merenda invece mangio uno yogurt, questo di Granarolo, ed è buonissimo con estratti di stevia, mi è piaciuto davvero tantissimo, ha pochissimi grassi, davvero il minimo, però è molto dolce. Lo preparo in questo modo, siccome la confezione è piuttosto grande, lo metto in una ciotolina, un po', in modo tale che mi duri anche, il barattolo. Dopodiché ci aggiungo un po' di questi sono, oddio, non mi viene. Sono praticamente riso soffiato, credo, no, grano soffiato, con il miele, e ci aggiungo un po' un pugno, giusto, buonissimi, che poi sono croccanti, sono davvero molto buoni. E accompagno il tutto con una percoca che ho lavato precedentemente e che ho naturalmente tagliato, ed è buonissima, fresca e perfetta per l'estate. A cena invece siamo andati al sushi, come potete vedere. Abbiamo preso questi ravioli di carne, buonissimi, e poi dei piatti misti in cui c'è uramaki, onigiri, futamaki e poi dovrebbe esserci anche il sashimi. Questi sono i miei preferiti, quelli con la Philadelphia, davvero li adoro, cioè sono buonissimi. E qui c'è Matteo che sorride, che riprendo mentre lui non se ne accorge. E ecco qui il sashimi e altri uramaki, quelli con salmone fuori sono anche molto buoni. E niente ragazze, questo era il mio What I Eat in a Day, spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio, ciao!